Siamo marionette nelle mani degli dèi? O invochiamo l'influenza divina per giustificare le nostre folli scelte? He's taken her! He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight. Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. La furia Achea si abbatterà violenta su Troia. Aride agì per amore, ma ha scatenato una guerra. Se le mura di Ilio resisteranno, solo gli dèi possono dirlo. Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lawrence. Finalmente Total War Troy, oggi scopriremo in anteprima la campagna di Ettore e tutte le nuove features in questo primo episodio esplorativo di quella che sarà, diciamo, il racconto della difesa incredibile della città più importante di tutto il mare Egeo orientale. Ah, guardalo qua. Paris of Troy must pay! È molto arrabbiato, È molto arrabbiato. Il nostro fratello gli ha scavallato la donna. I figli dell'Acaia attraverseranno l'oceano con 1000 navi, non solo per riprendere Elena, ma anche per uccidere fino all'ultimo troiano e ridurre la città in cenere. Brother, your foolish passion has doomed us. Sì. Decisamente, governi, direi. La regione più interna della Troade, dalla città di Zelea. L'incosciente Paride ha portato la bella Elena nei suoi possedimenti sulla costa troiana. Le rappresaglie sono già cominciate. Il sud è stato devastato da un'incursione degli Eoli. La razzia è partita da Lesbo, ma non controllano ancora del tutto l'isola. A nord, Enea tiene l'Ellesponto per conto di Troia. Fear not, noble cousins. Enea! I stand with you. È lui, guardalo col cornino bellissimo sull'elmo. Sulle vicine isole occidentali, tuo fratello Troilo, toccato dagli dèi, protegge le acque costiere nel nome di tuo padre, Re Priamo. Devi riunire le disparate forze di Troia per contrastare l'inevitabile vendetta Achea. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, finalmente, grazie a Creative Assembly possiamo accedere in anteprima a questo che sarà il gioco dell'estate, Total War Troy Saga, che verrà rilasciato il giorno 13 su Epic Games, e vi ricordo che il 13 per 24 ore sarà gratuito, quindi cosa importantissima da tenere ben presente. Allora ragazzi, doppio appuntamento sul canale di Clan Legitalica: al pomeriggio la campagna con il nostro Ettore, mentre invece la sera su Twitch in live si andrà con Achille, quindi vedremo tutti e due i personaggi principali di questa avventura omerica fantastica. Prima di partire un attimino, andiamo ad analizzare un attimino quelli che sono gli effetti della nostra fazione. Allora, Ettore di Troia, siamo di fatto il primogenito di Re Priamo. Il vecchio Priamo, re di Troia, vuole decidere chi dei suoi figli sia degno di ereditare il trono. Ettore e Paride devono quindi dare prova di sé davanti al padre. Chi dei due guadagnerà più favore diverrà istantaneamente padrone della città. E questo è estremamente importante perché noi potremmo annettere Troia mediante eventi. La Lega Assua,
Troia non può affrontare i propri nemici da sola. Ettore ha il compito di radunare gli eserciti alleati e difendere l'impero di suo padre. Più saranno numerosi i territori controllati dagli alleati, maggiore sarà il seguito di Ettore. E questa è una caratteristica importante da tenere ben presente, perché noi non dovremo concentrarci solamente sul mangiare territori al nemico, ma anche distribuendoli ai nostri alleati per accrescere il potere, come detto, della Lega. Allora, missione disponibile. Allora, sconfiggi il nemico, sconfiggi un esercito di questa fazione, la Macaria. I traditori di Macaria avanzano con le loro armate, ora sono una minaccia per le tue terre e per i mezzi di sostentamento della tua gente. Mobilita l'esercito e sconfiggili in battaglia. Allora, la ricompensa sarà 250 di cibo e 80 di bronzo. E qui andiamo a spiegare anche una novità assoluta per quanto riguarda i Total War, che sono per l'appunto le risorse. Risorse che sono sì presenti anche in altri titoli, ma che qui valgono proprio come moneta, perché non c'è più soltanto l'oro, ma come detto anche il bronzo, la pietra, il legname e il cibo. Cibo che ci sarà necessario per addestrare e sostentare le nostre unità, e il legname invece è, diciamo, la risorsa base necessaria per la costruzione degli edifici, così come la pietra che viene impiegata per gli edifici di livello più alto, di tier più alto, il bronzo che è necessario per equipaggiare le unità avanzate, mentre invece l'oro sostanzialmente serve per sia come moneta di scambio ma anche per finanziare i progetti di costruzione. E questo è quanto concerne, diciamo, l'aspetto prettamente economico e produttivo, che è diciamo allacciato anche al discorso commerciale estremamente più profondo rispetto ad altri titoli che abbiamo visto in precedenza, ma questo lo approfondiremo più avanti. Qui sotto possiamo vedere il pannellino con tutti i pulsantoni, tra l'altro anche molto belli, con questo restyle ellenico e cartunistico. Sono, partendo da sinistra, allora, il sommario della fazione, che è un po' il classico che ci fa vedere un po' tutti i dettagli, il potere, il pannello riassuntivo della diplomazia, il resoconto di fine turno, e ci permette anche di vedere, come possiamo ben notare qui, anche l'avanzamento. E questa è una cosa molto carina, perché c'era nei titoli Paradox, ci fa vedere sostanzialmente diciamo l'espansione turno dopo turno della nostra fazione sulla mappa tattica interattiva, mentre invece, vabbè, il resoconto delle statistiche. Subito dopo abbiamo i decreti reali. Allora, i decreti reali, ragazzi, sono i tech tree di fazione, praticamente. Come potete ben vedere, sono 5 rami, e sono le dirette discendenti, se così vogliamo vedere. Ogni tech discende dal decreto reale legato ad una risorsa in particolare. Noi attivi dall'inizio abbiamo i granai reali, che sono legati al grano, il bronzo reale va da sé legato al bronzo, e poi abbiamo gli altri. Questi tech tree sono separati e sostanzialmente, se il primo tier ci regala una fonte permanente a turno della risorsa indicata, non so, per esempio il legname reale ci dà 100 di legname per turno, il bronzo reale 90 di bronzo per turno, che viene guadagnato così in automatico. Le dirette espansioni invece sono legate a, non so, migliorie militari, migliorie civili, modificatori in positivo o in negativo per quanto riguarda l'abilità dei nostri generali, delle nostre truppe, la corazza, il costo di reclutamento, l'ordine pubblico. Quindi è estremamente importante questo pannellino. Visto che siamo qui, io andrei subito a spuntare la pietra reale, che tra 7 turni diventerà disponibile, non a caso, ma perché qua in alto, torniamo un attimino, facciamo uno step back sulle nostre risorse, vedete che ci sono due numeri per ogni risorsa. Il primo indica lo stock del quantitativo di quella risorsa nei nostri magazzini. Il numerino più piccolo sotto invece è la proiezione
del guadagno nel prossimo turno. Quindi noi nel prossimo turno guadagneremo 1700 di grano, 700 di legna, 0 di pietra, ed è per questo che ho attivato l'editto reale sulla pietra, e così via discorrendo. Andando avanti abbiamo il pannello diplomazia, che vedremo in maniera un pochino più approfondita dopo, perché dobbiamo anche allacciare dei rapporti commerciali, e qui arriva una novità secondo me fantastica che si interseca perfettamente con quello che è il mondo omerico trattato in Total War Troy, la volontà divina. Il pannello volontà divina, come possiamo ben vedere, ci fa vedere un po' l'Olimpo, ci fa vedere l'Olimpo con le divinità che noi possiamo venerare, che possiamo pregare, alle quali possiamo dedicare dei sacrifici, come per esempio dal tasto Ecatombe, sacrificando 500 di cibo noi avremo un più 70 di favore, in questo caso di Era, e così via discorrendo. Ogni divinità ha tre tier innanzitutto di venerabilità. Quindi più noi preghiamo un dio, più noi sosteniamo un dio, più aumenterà la devozione del popolo nei suoi confronti e crescerà l'amore di quel determinato dio per il nostro popolo. Vedete, stando sopra ad ognuno di essi, innanzitutto ci fa vedere anche quelle che sono le caratteristiche del dio in questione. Per esempio, vediamo Zeus. Il Tier 1, quindi rispettato, ci dà un più 20% all'attacco corpo a corpo delle unità conclava nei propri eserciti in tutta la fazione, un più 15% al danno a distanza delle unità con giavellotto, e scendendo, cioè aumentando, continuando a pregarlo, continuando a costruire templi, migliorando quelli già esistenti del dio in questione, aumenta il valore di devozione, che è praticamente quel numerino che vedete qui sotto lo scudino. In questo caso sono tutti zero perché abbiamo iniziato adesso e non stiamo pregando nessuno. Più questo si alza, e più ovviamente migliorerà il livello di culto, fino ad arrivare al livello 3, che richiede 600 punti adorato e ci dà dei bonus estremamente interessanti. Nel caso di Zeus vedete che il Tier 3 ci sblocca anche delle unità mitologiche. Vedete, allora, Era per esempio al livello 3 ci sblocca il reclutamento dei Coribanti, il Tier 3 di Zeus ci sblocca il Minotauro, Ares invece gli Sparti, Apollo ci fa reclutare la Veggente, Atena invece il Gorgone, poi Poseidone che cos'ha? I Ciclopi, mentre invece Afrodite ti fa reclutare una simpatica capretta che suona il flauto ed è il Satiro, proprio lui. Allora, accantoniamo anche qui un momento il discorso divinità, perché un altro fattore importante in questo caso per quanto riguarda i troiani è la Lega Assua. La Lega Assua è importante perché, come ci ha spiegato nell'introduzione la nostra voce narrante, noi non siamo in grado di affrontare un'eventuale invasione degli Achei da soli. Noi abbiamo bisogno di alleati, quindi più alleati noi riusciremo ad avere con il nostro Ettore, più fazioni si aggiungeranno a Troia qui sotto nella schermatina degli alleati, e l'estensione della Lega ovviamente aumenterà. Qui se rimaniamo fermi col cursore ci dice che questo valore è il totale di regioni a disposizione della Lega, quindi in realtà non importa quante fazioni ci sono, l'importante è che siano tante le regioni governate dai membri della Lega. E qui sotto ti fa vedere l'avanzamento. Per esempio, per gli amici di Ilio dobbiamo avere 4 regioni alleate annesse, e questo è estremamente importante, perché se andiamo avanti vedete che i bonus che vengono estesi a tutti i membri della Lega sono importantissimi: più 30% al morale in difesa, meno 20% ai costi di mantenimento, insomma è tantissimo. Andiamo a vedere l'ultima, ma non ultima, meccanica del nostro buon Ettore, che è l'erede di Priamo. Allora, anche qui noi
siamo figli di Re Priamo, e con noi abbiamo anche il nostro fratellino. È il fratellino disgraziato, mio signore, colui che ha scatenato la guerra. Ebbene, nostro padre non ha neanche deciso chi sarà tra noi due a succedergli al trono di Troia. Quindi, vedete, qui ci sono delle quest, delle condizioni sostanzialmente, che se soddisfatte ci daranno dei punti favore. Ci saranno dei punti favori e ovviamente chi avrà più punti favore nei confronti di Re Priamo tra noi e il nostro fratellino Paride Illaido, sostanzialmente l'inseminatore mascherato, succederà a Priamo stesso, ereditando, quindi annettendo Troia alla propria fazione. E qui sono tantissime le quest, oltre a queste poi ci sono anche delle missioni che lo stesso Priamo ci assegnerà. Qui di fianco vedete che ci sono dei punti, vedete un più 2, più 5, meno 2, meno 5, questi sono i bonus e i malus che vanno poi dopo a sommarsi in queste caselline, vedete, in questi rotondini con dentro un numero, e la somma totale farà il nostro favore nei confronti di nostro padre. E anche qui diamogli subito un'occhiata perché è importante. Allora, ci sono delle quest di battaglia: ogni volta che sconfiggeremo eroi achei in battaglia prenderemo un più 2, un più 5 per aver sconfitto dei capi fazioni achei in battaglia e dei malus nel caso perdessimo le battaglie contro di loro. Assicurati che la popolazione sia felice, ebbene anche la felicità della popolazione è determinante per la causa. Più 10 per ogni provincia che produce 400 o più di cibo per turno è un più 10 secco. Più 10 per ogni provincia con 20 o più di felicità, e anche qui è cospicuo come bonus. Compi il tuo destino, più 10 per aver completato una missione epica. Le missioni epiche sono delle quest che ci appariranno nel corso della campagna e che lo stesso Priamo ci assegnerà. Dai prova della tua generosità, più 1 per 50 unità di oro donate a Troia. Quindi ogni volta che doneremo 50 di oro a Troia salirà di un punto. Questo è abbastanza dispendioso, è un metodo abbastanza dispendioso per guadagnare favore. Questo qui invece, ottieni il favore di Apollo, è un qualcosa di estremamente interessante, perché ogni 5 punti favore nei confronti di Apollo, i punti devozioni che vi ho spiegato prima, noi avremo un più 1. E poi abbiamo anche il supporto a tuo fratello, più 2 per la vittoria contro un nemico in comune con tuo fratello, più 10 per aver distrutto un nemico in comune con tuo fratello, meno 30 se dichiari guerra contro tuo fratello. Ovviamente questo. Perché è importante il favore di Apollo come metodo? Perché noi abbiamo un sistema estremamente interessante che è l'ecatombe. L'ecatombe ci dà 70 punti secchi al costo di 500 di cibo. E quindi 70 sono già un bel po' di punti, perché ce ne dà uno ogni 5. Quindi in realtà potremmo unire l'utile al dilettevole e andare subito da Apollo. Ma bando alle ciance, perché adesso è il momento di iniziare, insomma, la nostra campagna. Questo primo episodio sarà abbastanza, come dire, tutorialistico, nel senso che ci sono tante meccaniche nuove e dobbiamo imparare a conoscerle insieme, cosa fondamentale. Allora, noi dobbiamo andare contro a Coetes della Macaria, perché ci è stato detto che questo qui è un Laido. Allora, vediamo un po', noi non so se riusciamo ad attaccarlo Aurora. Ah, facciamo una bella cosa, tu inizia ad andare dentro ad Atandro. Noi guadagniamo un quantitativo di cibo e di legna non indifferente. Per quanto riguarda la nostra provincia, allora, noi partiamo con Zelea e Antandro, e Gargara o Gargara, che è la città controllata dai Macari, ci servirebbe per completare la provincia dell'Ide. Funziona esattamente come negli altri Total War questa meccanica, cioè noi controlliamo tutti gli insediamenti all'interno di una provincia e poi possiamo emanare un editto. È molto più semplice qui arrivare a capire come sono strutturati i vari edifici. Lo vediamo esattamente da qua, ragazzi, perché ogni slot costa, innanzitutto c'è una differenziazione degli edifici tra le capitali di provincia e le città secondarie.
perché allora nelle capitali di provincia noi possiamo costruire degli edifici unici che solo lì possiamo fare, tipo i templi con le varie divinità, tipo le strutture dell'amministrazione. Ecco, queste sono tutte cose che nelle secondarie non possiamo andare a fare. Non possiamo andare a fare il militare, invece possiamo farlo da entrambi i lati. Inoltre, come potete ben vedere, le varie città sono legate ad una risorsa in particolare, e questo è estremamente importante perché non tutte le risorse sono equamente distribuite. Ci sono delle risorse più rare e delle risorse meno rare, più accessibili. Le risorse sono tutte collegate negli insediamenti secondari e non nei capoluoghi di provincia, e possiamo vedere in ogni singola città qual è la risorsa che viene prodotta in loco, perché viene indicata da questo quadratino di fianco al nome della città. Con uno zoom out totale della rotellina del mouse noi possiamo vedere il nostro mondo in visuale strategica, e si apre anche la mappa, quella politica sostanzialmente, quella che ci fa controllare un po' tutte le varie, diciamo, tutte le varie spunte per vedere dove si trova la pietra, dove si trova il legname, l'oro, l'atteggiamento dei nostri vicini nei nostri confronti. E già qui scopriamo come i nostri vicini ad oriente, quelli di Tereia, non è che ci vogliono tanto bene questi qui con le doppie asce, quindi dovremo valutare la possibilità di espanderci. Noi al momento abbiamo una città che produce grano, e anche Gargara produce grano, quindi in realtà potremmo fare del grano la nostra moneta di scambio principale. Allora, io andrei in questo punto a andrei subito sulle risorse e andrei a costruire la loggia del cacciatore, che ci dà immediatamente un più 300 cibo per turno. Più 300 cibo. Questo slot invece potremmo dedicarlo... Allora, noi perdiamo ordine pubblico. Potremmo metterci un qualcosa che ci dà ordine pubblico, ad esempio. Oppure possiamo... No, non possiamo costruire il poligono di pratica, perché dobbiamo arrivare... Cosa ci manca per questo qua? Ci manca il legname. Ci manca il legname per sbloccare gli arcieri. Allora, io aspetterei a costruire. Il prossimo turno dovremo avere del legname e lo andremo a costruire, e lo andremo praticamente ad importare. Adesso fammi vedere un attimo il discorso agenti. Noi non abbiamo agenti al momento, dobbiamo accrescere il nostro potere per reclutarne di nuovi. Il nostro Ettore è qui, fammi vedere un po'. L'unica missione attiva che abbiamo è sconfiggi il nemico, che è questa qua. Per il reclutamento, ragazzi, basta cliccare sull'eroe, sul generale. Qui li chiameremo eroi, il gioco li chiama eroi, non esistono i generali come sugli altri Total War, e sono unità singole, gli eroi epici. Vediamo cosa possiamo reclutare qui. Io tirerei su un paio di giavellottisti e una spada. Qui siamo a posto. Qui sotto ci sono le notifiche, ci ricorda che ad Ide abbiamo uno slot costruzione libero, ma noi non ce ne frega più di tanto. Prima di passare il turno andiamo a fare un po' di diplomazia, così vediamo anche questo aspetto estremamente importante che riguarda non soltanto l'atteggiamento nei confronti delle altre fazioni, ma anche il commercio, che è la cosa che ci interessa di più. Mettiamo in ordine di relazione, quindi partiamo subito da Troia, ragazzi. Partiamo subito da Troia perché è estremamente importante. Allora, con Troia noi andiamo subito a forgiare un'alleanza militare. Andiamo subito a forgiare un'alleanza militare e direi, vediamo se riusciamo a fare uno scambio singolo. Ecco, gli scambi, ragazzi, che sono gli accordi commerciali, possono essere di due tipi: singolo, secco, quindi io ti do 100, tu mi dai 100, oppure degli accordi prolungati, che vanno da un accordo per un minimo di 5 turni ad un massimo di 10 turni, e questo consente lo scambio di una determinata risorsa in maniera costante e ripetitiva per la durata di tutto l'accordo. Allora, a noi serve della pietra. A noi serve della pietra, ma come vediamo anche Re Priamo con la pietra non è che ci sta dentro molto. Ma vediamo se riusciamo a prendergli un po' di soldini.
gli possiamo prendere un po' di soldi. Andiamo a prendergli anche un po' di grano, visto che ci siamo. Legno non ne ha. Gli prendiamo 130 di grano e 70 di oro. Perfetto. Perfetto. I will. Ottimo, lui ha accettato la nostra offerta. Adesso siamo alleati con Troia. Troia fatta, andiamo a parlare anche con il nostro fratellino. Con il nostro fratellino Paride, e vedete che qui abbiamo un'alleanza difensiva e un'alleanza militare. Siccome l'alleanza militare esclude quella difensiva, ma non viceversa, noi partiamo con l'alleanza difensiva, visto e considerato che ci dà 13 punti di vantaggio, quindi noi possiamo trattare a nostro favore, insomma. Io direi, andiamo prima a farci l'accordo di scambio. Mettiamo per 10 turni una fornitura di legno. Da lui andiamo a prenderci del legno. No, non conviene molto. Allora, vediamo con lo scambio secco cosa riusciamo a prendergli. Che volevo portargli via un po' di legno e un po' di pietra. Pietra che noi non ne abbiamo, quindi più ne raccattiamo meglio è. Proviamo a fare 175. Perfetto. 500 di legno e 175 di pietra. Ok, abbiamo fatto la nostra alleanza difensiva. Adesso andiamo a proporgli l'alleanza militare. E anche qua andiamo in scambio singolo. E qui adesso lo perteghiamo ulteriormente. Allora, gli portiamo via un po' di legno. 740. Poi io gli porterei via anche questi ultimi 25 di pietra. I 40. Le 40 pelli, le 20 monetine e via andare. E il resto ci prendiamo tutto il suo grano. Così svuotiamo sostanzialmente i granai e i magazzini di nostro fratellino che tanto ci odia e ce li portiamo da noi. Oh, it's Sicily. Ok, 1440. Ok, guarda qua, Bel bottino cicciolo, e accettiamo, via. E questo l'abbiamo fatto. Allora, bisogna cercare di parlare con tutte queste persone qua. Anche la Licia, per esempio. La Licia che inizia ad avere della pietra importante. Quindi con la Licia io andrei subito a offrirgli un'alleanza militare e un transito militare estremamente importante. E portiamoci via subito anche qui, per esempio, tutta la pietra che hanno, perché a noi serve, noi non la produciamo al momento la nostra pietra. Perfetto, poi mi dai qualche monetina. Direi 20 monetine possono andare bene. Dammi anche delle del bronzo che mi servirà per le unità. Ok, direi che è un accordo positivo e accettiamo anche qui. Perfetto, e la Licia è andata. Allora, adesso abbiamo la Dardania e con la Dardania qui possiamo sbizzarrirci, ragazzi. Con la Dardania possiamo ripulirla. 28 per l'alleanza difensiva. Guarda qua. Allora, tu invece mi dai tutto il bronzo che hai. Tutto il bronzo che hai, mio signore. Poi mi dai tutto il tuo denaro. La tua pietra, che è importante. E qui dobbiamo fare l'accumulatore, mio signore. Qui dobbiamo accumulare come se non ci fosse un domani. 380. Vediamo di ripulirti un po' anche del legno.
e 500 di legno. Perfetto. Ottimo, e adesso vado a offrirti l'alleanza militare. Questa volta però, facciamo un accordo duraturo. Per 10 turni tu mi mandi un po' di legno. Tanta di legno e mi mandi anche un po' di grano. Ok. Voilà. Perfetto. Mamma mia, accordi importanti qui, eh. Ilion di Irtaco. Queste qui, vedete, sono tutti, sono tutte persone che con noi ci si potrebbero alleare tranquillamente. Allora, Ilion di Irtaco, lui è un po' più restio, vedi, qua ci chiede 4 per l'alleanza difensiva, qui dovremmo essere noi a sborsare, facciamo un accordo di scambio, per 10 turni e vediamo come riusciamo a sistemare la cosa. Io volevo pagarlo in grano, possibilmente, visto e considerato che noi abbiamo un bel po' di grano. Possiamo dargli anche qualcosa di legno. Lo so che è dispendioso, ragazzi, ma entrerebbe nella Lega, eh. I could not have... Perfetto, adesso è nostro alleato difensivo. Perfetto. Ilion di Irtaco, ci rimane allora Ilion di Imbraso. Non aggression pact. Dammi qualcosa tu. Dammi un po' di bronzo. Naturally. Ok, e adesso ti offro anche l'alleanza difensiva pure a te. Dunque, cosa ti posso dare a te? Te posso dare del cibo, per esempio. Te posso dare un po' di legno. E te posso dare un po' d'oro. Consider it done. Perfetto. Allora, manca l'ultimo. Lo so che ci vuole un po' di tempo per queste cose, ragazzi, ma sono cose fondamentali per noi. I Pelasgi Egei vivono a sud, vogliono il transito militare per 5. Cosa hanno i Pelasgi Egei? Loro hanno un sacco di legno. Facciamo uno scambio secco. Iniziamo a prenderci il loro legno. Beh, oddio, guarda, per così poco. Per transito militare per così poco. Per 140 di legno. Va bene lo stesso. È tutto di guadagnato. Ok, allora, noi adesso... Vedete che andiamo in perdita di 6 monete a turno, perché calcola già, diciamo, gli scambi che abbiamo effettuato. La cosa importante è che sono cresciute moltissimo gli stock di pietra. Gli stock di pietra, quelli devono essere importanti. Allora, ci siamo, io direi che possiamo passare il turno, ragazzi. Possiamo passare il turno, così rimpinguiamo l'armata del nostro Ettore. Lui, Ettore. E così andiamo a pestare Gargara. O Gargara. Guardalo qua, il Paris. Ehi, Parede. Sei troppo grasso, Robert. Come sei grasso? Sei grassissimo, Robert. Vino! Robert, quanto sei grasso, mio signore. Enea attaccato e vinto contro Euristeo. Oh, il Serpedonte! Guardalo lì. È il Serpedonte, che poi è Sarpedonte, ma io lo chiamerò in tutta la campagna Serpedonte. Perché quell'uomo è una serpe. Lui è nonno Nanjing. Quello è ricco. Allora, delibera di Priamo.
Re Priamo continua a chiedersi quale dei suoi figli dovrebbe nominare erede al trono di Troia. Gli eventi recenti hanno influenzato il suo giudizio e ora è un passo più vicino alla decisione finale. La benevolenza di Priamo verso tuo fratello è cambiata di 2. Il bastardo sta guadagnando. Intanto noi abbiamo una missione disponibile. Quella di mantenere 12 unità in tutto e ci dà 300 di cibo e 100 di bronzo. Eppure quella di emanare un decreto reale. Allora, quella di emanare un decreto reale si attiverà in automatico tra 6 turni, perché noi non possiamo decidere così a caso. E noi andiamo a combattere. Noi andiamo a combattere contro Acoetes. Acoetes, che è un eroe arciere ingannatore, quindi è un tiratore. E schiera allora 3 unità di spadaccini. No, scusami. Un'unità di spadaccini leggeri, 2 di lancieri, 1 schermigliatore, quindi giavellottista, più 2 frombole. Allora, lui a livello di tiro è messo meglio di noi. È messo meglio di noi, però noi abbiamo più numero a livello di fanteria. Andiamo a combattere, ragazzi, andiamo a combattere. È la battaglia di Gargara. O Gargara. Ah, io ve lo dico già adesso, ragazzi, gli accenti e le pronunce in questa campagna verranno sbagliati con una costanza incredibile. Quindi, se sbaglio qualcosa, scrivetemelo nei commenti, correggetemi, non abbiate timore di farlo, perché almeno miglioriamo anche la lettura di certi nomacci indicibili. Schieriamo il nostro esercito e qui andiamo di fronte ad un'altra grande novità, nel senso che finalmente la mappa, le alture, le foreste iniziano ad essere tornano ad essere molto più determinanti rispetto, che ne so, ad un Rome 2. Perché? Innanzitutto le truppe adesso ve le faccio vedere. Aspetta, le metto qui un attimo. Dov'è il sole? Allora, il sole è di là. Aspetta che le mettiamo a favore di sole. Le mettiamo a favore di sole. Premiamo il tasto K. Così togliamo l'UD. E le possiamo vedere. A me personalmente, guarda, piacciono tantissimo. Anche le sfumature sugli elmi sono molto interessanti. Guarda che bello questo scudo a coleottero formoso, avvolgente. Poi questo blu a me eccita tantissimo, cioè Ettore è spettacolare. Ricordano moltissimo le skin del film Troy, che è uno stile che a me piace veramente tanto. Allora, tornando alla battaglia, qui funziona un po' come sulla mappa tattica. Scroll all'indietro con la rotellina del mouse e si va in visuale dall'alto. Per ritornare basta fare lo scroll verso l'alto e si ritorna ad altezza terreno. Tenendo premuto Q ed E giriamo la nostra mappa, tenendo premuta la rotellina e muovendo il mouse ci muoviamo in visuale libera, che poi combinata con i tasti WASD, vedete, ci permette una visuale a 360 gradi. Allora, noi andiamo a mettere le nostre lance in prima linea. Non è un caso. Tu vieni in mezzo. Per quanto riguarda gli shortcut in battaglia, ragazzi, sono gli stessi degli altri Total War. Questo è il vantaggio dei titoli Total War, che comunque mantengono intatte tutte queste cose. Vedete comunque che le unità, quando stanno in foresta, sono veramente nascoste. Cioè, non si vedono. Guardali là, Ilaidi, guardali là. Analizziamo un po' il terreno. Loro sono più bassi, quindi noi dobbiamo rushare assolutamente questa zona. Mettiamoci qui, tipo. Guarda, sai che forse non mi conviene neanche farla la formazione qui. Mi conviene direttamente mettere tutto quanto qui. Ok. Partire. E dare il comando alle nostre unità di venire qua. Tenendo premuto, questa è una cosa comodissima, tenendo premuto la barra spaziatrice, lui ci toglie gli alberi nella zona dove dobbiamo andare a dislocare le nostre truppe. Facilita tantissimo la visuale questa cosa. Portiamo su anche i nostri arcieri.
e via. Allora, il gioco parte di default. Il gioco parte di default con la corsa delle unità al primo click. Si può modificare. Si può modificare. Perché così a ogni comando che voi impartite alle vostre truppe, loro cosa fanno? Loro corrono. Per farle camminare basta selezionare l'unità, premere R, oppure se preferite usare il pulsante dargli il comando qua sotto. Comunque lo shortcut per la corsa o la camminata R. Dunque, qui hanno dei giavellottisti. Aspetta, fammi portare i giavellottisti qua. Allora, iniziamo a tirargli ai frombolieri, per favore. Iniziamo a fargli tirare i frombolieri. Poi, voi, venite qui. Ettore. Vediamo Ettore. Che figo! Guardalo lì! Lui c'ha la calzatura moda. Lui c'ha la calzatura moda, non ha il sandalo. Il nemico ha avvistato le tue unità nascoste. Kaitiamo un attimo. Allora, tu mi vai a intercettare subito questi frombolieri. Tu mi vai a intercettare subito questi frombolieri. Voi iniziate a spostarvi qua. Spada. Allora, Ettore, vai a prenderti subito l'eroe. I tuoi guerrieri hanno avvistato nemici in agguato. Tu, vai a prendere questa. Voi, attaccate qua coi giavellotti. Ma quello l'abbiamo allontanato. Ettore adesso va a fare il suo. No, assolutamente i giavellottisti. Assolutamente sui giavellottisti, perché picchiano come una bestia. Il tuo eroe è sotto attacco. Sì, il nostro eroe è sotto attacco, ma adesso il nostro eroe andrà a pestare quell'altro eroe. Ok. Noi intanto procediamo qui. Voi liberatevi e andate di lì. Ok, attiviamo il modello esemplare. Ah no, aspetta, modello esemplare è un'abilità che noi possiamo assegnare alle truppe alleate. Perfetto. Attaccate qui. Attaccalo. Nel corpo a corpo c'è poca storia e noi siamo più forti di lui. Lui è arciere, quindi... Perfetto, allora gli abbiamo mandato in rotta questo schermigliatore. Tu vieni qui. Questi stanno facendo man bassa dei giavellottisti. Ok. Godiamoci un po' la battaglia qua. Godiamoci un po' la battaglia. Si sente il profumo della vittoria. È il profumo della vittoria, mio signore. Guardate che belle che sono le truppe di questi... dei nostri nemici. Che fighe. Allora, voi tiratevi indietro che facciamo un attacco... Facciamo un attacco da giramento. Stessa cosa, ragazzi, vale per la modalità schermaglia, è attiva in automatico. È attiva in automatico. E voilà. E vittoria è fatta. Inseguiamoli. E via, possiamo aumentare anche la velocità adesso, perché tanto non ci serve più. Prendigli questi. Ade si è preso l'eroe nemico. Ok, l'eroe nemico è stato ucciso, perfetto. E noi adesso gli agganciamo anche questi giavellottisti.
E beh, è stato uno scontro abbastanza facile questo, eh. Possiamo terminare la nostra battaglia. Vittoria decisiva. Hai vinto. I cadaveri del nemico sono sparsi sul suolo e quelli ancora in grado di fuggire lo fanno con le risate dei nostri dei che gli risuonano nelle orecchie. Terminiamo la battaglia. È sempre disponibile il tasto rivincita comunque. E noi abbiamo perso solo 81 uomini, ne abbiamo massacrati 570. Sebbene ci addolori, lasceremo che ciò accada e tratteremo la rabbia che alberga in noi. Ora metterò fine alla mia ira, questa rabbia senza fine, non mi si addice. Erano le parole di Omero e qui ci godiamo il nostro Ettore che fa del nemico un groviera. Vittoria decisiva, 500 di esperienza, 676 di cibo. E qui sotto abbiamo le scelte che possiamo prendere in merito ai prigionieri fatti. Noi li possiamo reclutare, possiamo spargere il sangue per aumentare il morale delle nostre unità, oppure li possiamo liberare e prenderci 316 di cibo. Noi abbiamo perso qualcosa, ma non tantissimo. In questa fase di gioco io però li recluterei perché loro hanno anche la città di Gargara. Allora, abbiamo sconfitto il nemico, intanto ci prendiamo 250 di cibo e 80 perché abbiamo fatto la missione. Vittoria decisiva, nemico ucciso in battaglia, e questo è importante. E noi adesso andiamo a prenderci la gloria, attaccando Alastore, che si porterà dietro praticamente tutta la sua guarnigione. Questa qui la possiamo giocare anche in automatica. Perdite previste basse. E quindi anche qui la risoluzione automatica è stata implementata con queste animazioni. Beh, mamma mia, che violenza! E gli stacchiamo la testina, zizzula! E anche qua... qui mi prenderei... Massima, vai col reclutamento. Più 16%, è un modificatore percentuale, a noi va benissimo avere così tanto. E ci andiamo a prendere l'insediamento. Io questo qui lo occuperei semplicemente. E abbiamo messo al sicuro la nostra provincia, ragazzi. Abbiamo messo al sicuro la provincia di Ile, mi sembra si chiami? Ide. Eccola qua. Possiamo emanare l'editto, lo vediamo da qua sotto, ragazzi. Gli editti sono di 5 tipi. Allora abbiamo Egida di Troia, più 10% alle munizioni di tutte le unità sotto assedio dei propri eserciti, un più 10% al morale all'interno della provincia, più 4 all'influenza su questa provincia. Poi abbiamo accampamenti dei guerrieri, meno 10% al costo di reclutamento di tutte le unità dell'esercito, l'organizzazione dei giochi, che aumenta la felicità e la crescita della provincia, stabilire una rete di spie che ci diminuisce praticamente il livello delle spie nemiche, degli agenti nemici all'interno dei nostri territori, oppure semplicemente scambiatite, che è un più 5% alla produzione di tutte le risorse. Quindi questo 5% viene applicato a quei numerini, vedete, che voi vedete qui sotto. Più sono alti, più il 5% è importante. Visto e considerato che noi dobbiamo reclutare, a questo punto io andrei ad attivare l'editto del reclutamento, meno 10% al costo di reclutamento di tutte le unità. Ragazzuoli, io direi che per oggi ci fermiamo qui. È stata una puntata esplorativa. Dal prossimo episodio iniziamo a fare le cose sul serio. Quindi, se il video vi è piaciuto o avete domande in merito alla campagna con Ettore o a Total War Troy, mi raccomando, sotto nei commenti scrivetele, cercherò di rispondervi a tutti. Intanto, come sempre, lasciate un like per sostenere il canale, attivate la campanella per non perdervi nessuna delle premiere relative a Total War Troy, e io vi auguro una buona giornata e ci lasciamo così, sotto il volere degli dèi.